Ciao a tutti! Oggi prepareremo le lasagne al ragù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono lasagne fresche, parmigiano grattugiato, scamorza, per la besciamella, latte, burro, farina, sale, noce moscata, per il ragù, salsa di pomodoro, carne tritata, cipolla, carote, sedano, vino bianco, olio evo, sale, pepe, alloro e concentrato di pomodoro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere all'interno del boccale il latte. Il burro. La farina. Il sale e la noce moscata ed azionare il bimby per 12 minuti, 100 gradi, velocità 3. La besciamella è pronta, trasferire in una ciotola e mettere da parte. Preparare adesso il ragù. Mettere nel boccale la cipolla, il sedano e la carota. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 8 minuti. 120 gradi. Velocità 1. Aggiungere la carne tritata ed azionare il bimby per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il vino ed azionare il bimby per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere il concentrato di pomodoro. La salsa di pomodoro, il sale, il pepe, la foglia di alloro ed azionare il bimby per 45 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il ragù è pronto, componiamo le lasagne. Abbiamo imburrato una teglia da forno, adesso mettiamo un po' di ragù. Un po' di besciamella
mettere le lasagne. Di nuovo un po' di ragù. E livellare bene. Besciamella. Prosciutto. La scamorza. Il parmigiano. Le lasagne. E proseguire così, alternando gli strati. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti. Lasagna al ragù. Grazie e alla prossima ricetta!